È stata una festa della città. Ieri sera si sono aperte a Grosseto le feste laurenziane dopo 2 anni di stop pandemico, con la processione del patrono della diocesi e della città di Grosseto, che ha colorato il centro storico cittadino in modo affascinante e inusuale. La statua di San Lorenzo ha sfilato sul tradizionale carro trainato da 4 splendidi buoi maremmani, mentre la 500esca campana, anch'essa collocata sul carro, ha battuto i suoi rintocchi per annunciare il passaggio del santo. Ad aprire il corteo i butteri maremmani a cavallo e la filarmonica città di Grosseto. A presiedere la processione è stato il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e presidente della Conferenza Episcopale Toscana. La partecipazione, i modi con cui, in modi diversi però, ciascuna comunità esprime questo suo legame con la fede, credo che sia molto importante per noi ribadirlo proprio in funzione della incidenza della fede nella vita concreta delle persone e della loro storia. Le celebrazioni sono proseguite stamani con il pontificale solenne in cattedrale, nel corso del quale il comune ha offerto il cero votivo al patrono. Stasera conclusione delle celebrazioni con il concerto in Piazza Dante dell'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto e la consegna del Grifone d'Oro 2021 ad Ambra Sabatini.